Siamo al Casinò Porto Maso di Malta, dei due, in presenza di Luca Moschitta, uno dei grandi protagonisti di questo evento, uno dei grandi attesi di questo evento, forse il più atteso perché era il favorito anche dalle quote dei bookmaker, ma purtroppo che cosa è successo, Luca? Niente, sono arrivato al D2, ho comunque fatto un bel torneo, purtroppo ho perso un coin flip molto importante, era anche un bel piatto perché avevo mandato una coppia di 9 e mi avevano chiamato K-Jack e K-Donna. Sarei andato quindi a 400.000 ad average 2,50, quindi lì poi avresti mancato quel colpo. Sì, probabilmente il torneo sarebbe diventato interessante con quella mano, però stavo forse anche meno del 50, sì, stavo meno del 50 perché la matematica non è un'opinione, quindi sì, in effetti ci troviamo fuori. Vabbè, succede, in un single shot può succedere, l'avevamo detto anche quando parlavamo di quote, sicuramente eri il favorito. Ho vinto tante last longer però. Ecco, parliamone. Sì, ma a parte le last longer sul sito, ho visto che c'ero io contro Marco, io contro la Solinas, ho vinto quelle, ma ho vinto anche quella con Marco, diciamo non, quella con Marco, non economica, ma esatto, quella più interessante. Dove c'era l'onore. Sì. Come è stato vincere questa last longer? Sono molto deluso, ti dico la verità, perché devo dire che Marco Bagnani è un bravissimo ragazzo, ma come massaggiatore vale poco meno di zero. Devo dire che io tutto sommato me l'aspettavo, insomma, mi aspettavo una piccola vendetta da parte sua. Sì, da vincitore mi sono sentito quasi il perdente della last longer. Dopo 5 minuti ho dovuto chiedere di allontanarsi. Insomma, avresti voluto, inizialmente negli accordi era un quarto d'ora. Un quarto d'ora, sì, anche per godersi il momento, però non ha questa skill Marco. O forse non ha voluto proprio metterla in gioco questa skill. È stato furbo, sì. Molto furbo a quanto pare. Beh, insomma, Luca, un'ultima domanda, non voglio trattenerti molto. Progetti futuri tuoi personali e poi magari a più ampio raggio riguardo il poker. Sì, diciamo che è un momento di gioco a poker da tanti anni, un momento di cambiamento, sicuramente mi troverete ai tavoli da poker ancora per tanti anni. Vabbè. Mi piace giocare a poker, sicuramente sto cercando anche di vedere quello che offre anche il business a 360 gradi, ho iniziato un po' anche un po' a investire in altri settori, però il poker resta sicuramente il mio lavoro principale. E a gennaio ti do una chicca, parto col canale Twitch, quindi farò qualche streaming, ormai comincerò a giocare online davanti al pubblico, quindi sono molto eccitato. Sì, un trend sempre più diffuso questo, poi sì. Sei uno molto attivo sui social. Tanti followers mi hanno chiesto di iniziare, onestamente perché no, se va bene continuo, se no. E non temi che possa essere un coaching gratuito che ti si può... Domanda intelligente, sì, no, giocherò quasi fuori solamente MTT online, quindi sì, sarà sicuramente un'occasione per vedere un giocatore professionista giocare. Darò sicuramente qualche consiglio, vedranno anche come giocherò, però comunque è un torneo MTT online, diciamo che è un coaching che relativo. Mi fa anche piacere, sì, mi fa anche piacere dare qualche suggerimento a chi vedrà il canale, ma sicuramente se dovessi giocare, ti faccio un esempio, Zap, Spin & Go, il coaching sarebbe molto più avanzato rispetto a un MTT, però principalmente la mia idea è quella di intrattenere i followers, fare una diretta streaming, parlare di poker, dare suggerimenti e cercare di essere più piacevole possibile. Beh, sono straconvinto, non convinto, che avrai un grandissimo seguito, perché anche io da appassionato vorrei saperne di più da chi è riuscito davvero a farne un mestiere di una passione e quindi è riuscito ad avere grossi risultati. Quindi ti faccio il mio in bocca al lupo, okay. E ci rivedremo magari in chat su Twitch. Volentieri. Grazie mille a Luca Moschitta, vincitore della Last Longer. Soprattutto su tutto è quello che ci interessava. Ci rivediamo.